state? How are you doing? Bueno. Bueno, no, yeah. Bene. Oh, bene. Bueno is Spanish, but it's fine. Eh? Yeah. Okay, Luis, e poi? Andy. Andy. John. And Deed. Deed. I knew that. Ciao, benvenuti e ancora un altro applauso. Welcome. I'm very happy to have you here. And let's start with your record full of all the singles who made you super famous. Eccolo qui, Sleeper con Smart. Eccolo. So all the singles that made you famous are in this record? Everything is in that record. Everything yeah, is there. Whole life all your life's record. Record. Yeah. Yeah. Okay, you come from near Manchester, that's it? I'm from London. Oh, you're from London. From Manchester. Yeah. Yeah, okay. So tonight you're going to play in Milan. Uh-huh. You do this double billing with Boo Radley. Yes. They were here like half an hour ago. I don't know if right. you met them. Oh, yeah. Allora, quindi loro stasera sono a Milano, al Rainbow, in via Bezenzanica qui a Milano, e faranno questo double bill in questo concerto bello con I Boo Radleys che abbiamo incontrato in apertura di programma, e poi naturalmente ci saranno anche loro. You used to study politics, is that right? Yeah, for my sins, yeah, I did. E allora gli ho detto, tu prima studiavi scienze politiche, e lei dice sì, infatti uno dei miei peccati. Mm. How important has it been in your, in what you... think in your statements. I ask you that not because I study political sciences too, and I think it's important in my formation, but for you it's not the same yeah, thing. It spoiled me, I think. Allora, detto, quanto importante è stato studiare politica e scienze politiche per te in quello che dici, in quello che pensi, dice per niente, non è stato per niente importante perché infatti l'unica cosa che posso dire è che anzi mi ha viziata il fatto di aver studiato politica. And another question I want to ask you. What's this cover? Un'altra domanda è cos'è questa copertina troppo carina? Anzi, facciamola rivedere se possibile, con questi astronauti un po' congelati nel 1969, sembrano, con queste divise un po' da fine anni 60, inizio anni 70. Where did you take that? It seems yeah. like they were frozen in 1969. That's when it was taken, yeah. Yeah. Particularly like because they're wearing Dr. Martens at the front, they've just painted them white. Yeah. And that was what they thought they would wear in space. That was the big thing. If we were to go into space, we'd spray our shoes white as well. Yes. Allora, ci è piaciuto e comunque diceva sì, hai ragione, perché comunque è della fine degli anni 60, perché avevano queste scarpe coloratissime. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la foto e abbiamo colorato le scarpe di bianco e non argentati, perché comunque il giorno che noi andremo nello spazio anche noi ci tingeremo le scarpe di bianco e non argentato. So one day if we will go to space, you will everything white. Yeah. Yeah, okay. Yeah. That's your decision. Yes. Okay. Lyrics now. Okay. You're talented, you play guitar. You write the lyrics, yeah. You're the pop star, you're the woman, insomma. I'm the woman. Allora, lei è brava, insomma, insomma, lei scrive le canzoni, canta, suona la chitarra, è la leader della band. Parliamo un po' di queste canzoni. So, how the English press appreciate the songs or stuff like this, the lyrics? Oh, they do and they don't, but English press is very much about hype and I think especially with women. Allora, dice, perché ho detto quanto la, secondo te la stampa inglese ha apprezzato o meno le tue, le parole delle tue canzoni. Allora dice, alcuni lo fanno, alcuni non lo fanno, anche perché la stampa inglese è abbastanza hype, cioè di tendenza, e poi soprattutto sono strani nei confronti delle ragazze. Yeah, they like to make women caricatures. Yeah, but why? Infatti dice, amano far vedere le donne come della gente particolare, come... dei soggetti particolari. Well, the journalists are men and, e gli ho detto perché, lei mi dice perché tutti I giornalisti sono uomini. And there's not many women making music still, which is a shame. E infatti, e poi non ci sono moltissime donne che ancora fanno musica. So that's the reason why, probably. So. Dice yeah. sì, infatti. And then what do you think about this trend to build up myths and then destroy them? I mean, that's typical of English press. Cosa pensi di questa tendenza? L'abbiamo chiesto a molti nostri ospiti inglesi di costruire miti alla stampa inglese e poi di distruggerli. This is a great tradition. Dice una grande tradizione yeah. della, della English press. So you think they will never change? Così pensi che non cambieranno mai? It won't affect us. Sì, e poi dice, a noi comunque non ce ne frega niente, quindi questa è la cosa più importante. E adesso vediamoci questo video degli Sleeper che si intitola Vegas. The line was a
qui con un video super carino dove lei è vestita. You're affected from the Elvis and we're like, oh, flying, yes, Elvis everywhere. Flying Elvis, yes. Allora, in questo video dove lei era vestita in modo come queste ozze anni 70, soprattutto c'erano tutti gli Elvis che poi si buttano al paracadute, insomma, una delle tradizioni più allucinanti di Las Vegas. Insomma, adesso facciamo risuonare a segnali di fumo gli Slipper! Segnali di fumo, pubblicità e poi ancora live con loro. Ciao! E rieccoci, Slipper dal vivo! A segnali di fumo, il pubblico è visibile, allora chiediamo le altre tre canzoni. Which are the other three songs you're gonna play now? We can play Delicious and Vegas and Inbetweener. Allora, Delicious, Vegas e Inbetweener. Slipper a segnali di fumo! We'll be right back.
Do you still remember the first concert you did and how freaking out you were? Oh, allora, yeah. Ti ricordi ancora il primo concerto che hai fatto e quanto terrorizzata eri? Very freaked out. Where did you do that? It was some place in North London in Islington, a little tiny pub. Era un posto piccolissimo nel nord di Londra e io ero veramente super, super terrorizzata. Yeah. And now United States? Yeah. That's the big try, New that's York, important. LA, e adesso andranno negli Stati Uniti, infatti New York, Los Angeles, prossimamente saranno in Francia dove appunto ho detto come viaggiate durante l'intervallo e lei mi ha detto in un non sleeping bus, in un autobus dove non si dorme perché infatti sono sfiniti di fare questa vita. Assoluta. Is there anything special that you expect from this American tour? How important is for you? Quanto importante è il tuo tour negli Stati Uniti? It's important, but it's fun more than anything, so we're just gonna enjoy it. Sì, infatti le dice sì, è importante, però alla fine chi se ne frega, cosa è più importante è che ci divertiremo assolutamente. Stasera, allora, ricordate, insieme a Bull Riley sono al Rainbow di Via Bezenzani a Milano, quindi non perdete questo concerto. And then, so tonight you're here. Tomorrow Paris. Tomorrow Paris, that's what we said. Your favorite band now. Band. Who's your favorite band, Gizzes? Allora, la band, la vostra band preferita in questo momento. Scusate le spalle. Blur. Radiohead. Radiohead and Blur. Scusate, io mi auguro che questo si possa fare. Vi rendete conto con cosa lui stava suonando prima? Con una forchetta. That's what you used to play? Yeah. Yeah, good. And it has to be in wood, that's important. Infatti, lui dico, ma allora la forchetta deve essere in legno? E lui dice sì, rigorosamente in legno, se non ha lo suono che voglio io, va bene. A questo punto credo che questo sia il modo migliore per chiudere con gli Sleeper. Grazie, stati qui con noi. All the best. Ciao. Thank you. E adesso la linea, dopo questo bel live, passa a Claudio con il suo claro che beat. Ciao, basta.